abbiamo indetto la conferenza stampa oggi alla presenza delle organizzazioni sindacali FIM, Monza Brianza Lecco e FIOL Lecco, come potete vedere qui presenti. Sono presenti anche i nostri responsabili di zona, responsabili di zona, perché comunque sia questa è un'azienda presente sul territorio dal 1954. Un'azienda importante per il territorio, per il comune e per tutto quello che riguarda appunto la presenza dei lavoratori in questa azienda. In questa azienda ci sono 70 lavoratori. L'azienda in data 4 dicembre, dopo averci contattato, ci ha comunicato tramite appunto una riunione sindacale la chiusura, la volontà di chiudere il sito di Torneria di Osnabo qui alle nostre spalle, perché dal loro, secondo il loro punto di vista non è più fattibile tenere questo sito, e di conseguenza la conseguenza è lasciare 70 famiglie, lavoratori e di conseguenza le famiglie a casa. Noi abbiamo la necessità di far capire alla proprietà che, soprattutto anche perché all'interno di queste 70 persone sono presenti tantissime donne, di far capire che è necessario costruire un giusto percorso, ma in primis mantenere i posti di lavoro. Sono 110 dipendenti distribuiti in due siti. Purtroppo questo, che è il sito storico, l'Ez Larga, l'azienda ha deciso di chiudere in maniera definitiva, lasciando, come ha detto appunto la collega, a casa 70 persone. È stata una doccia fredda, perché non ce l'aspettavamo. Abbiamo avuto segnali di difficoltà, ma difficoltà che ci potevano anche stare in un periodo come quello attuale, dove appunto le aziende, a causa anche Covid-19, hanno avuto una contrazione degli ordini, ma non pensavamo che si arrivasse a dichiarare 70 licenziamenti. Naturalmente in questo periodo non possono essere effettuati, l'azienda su questo ha messo le mani avanti, ma al termine del periodo del divieto di licenziamento è chiaro che con questa dichiarazione ci troveremo in una situazione di forte difficoltà, appunto di perdita di 70 posti di lavoro. Noi ci stiamo muovendo con le istituzioni. Stamattina abbiamo incontrato il sindaco di Osnago, che ha dato la sua disponibilità a affrontare insieme a noi questo problema, perché è comunque un problema che non può riguardare solamente gli operai o le relazioni sindacali o l'RSU, che appunto sono presenti in questa azienda, ma deve riguardare tutto il territorio provinciale. È un problema legato anche al fatto che ci potranno essere ripercussioni non da poco, anche dal punto di vista sociale, a fronte appunto di 70 licenziamenti che riguardano anche famiglie monoreddito con dipendenti che appunto sono gli unici che portano a casa lo stipendio. Sono dipendenti la cui residenza è distribuita in vari comuni, non solamente Osnago, e pertanto anche per questo, ma non solamente per questo, vediamo nei prossimi giorni di organizzare altri passaggi con altre, a livello istituzionale, con altri soggetti, come anche la provincia e il prefetto. C'è una forte preoccupazione, in quanto l'azienda si sta muovendo per spostare alcune macchinari, per portare via alcuni macchinari, quelli che sono attualmente più efficienti. E questo vuol dire che, se dovesse accadere, avvenire, vuol dire che ci troviamo in una situazione per la quale è più difficile costruire un percorso per garantire il mantenimento dei posti di lavoro. Il nostro obiettivo, come azioni sindacali, insieme ai lavoratori, insieme al RSU, è quello di creare una condizione per la quale l'azienda ci ripensi, quindi che la vostra ci ripensi rispetto a questo progetto. In seconda battuta, quello di creare una condizione, coinvolgendo tutti gli altri soggetti, creare una situazione, una condizione per la quale ci potrebbe essere interessamento di qualcun altro, sempre con l'obiettivo di garantire un posto di lavoro.